cosa serve questa festa? Lo se siamo fuori di testa, soli in una strada persa, però il caldo resta con noi stasera. Tra parole senza poesia, come la luna piena, è una scusa ridicola per non andare via. Resteremo qui soli, ma che senso ha? Da sputarci pietre e fiori alle luci dell'alba. Come se ballassimo, come falene in queste sere, non lo so. Come se restassimo, come due labbra sul bicchiere, non lo so. Come se ballassimo, come falene in queste sere, non lo so. Come se restassimo, come due labbra sul bicchiere, non lo so. Su Cittadella, la radio Come se ballassimo, il singolo di Andrea, giovanissimo, insomma classe 1999, che abbiamo in diretta su Cittadella, la radio. Benvenuto Andrea. Eccoci, grazie, grazie mille per l'ospitalità. Allora Andrea, noi abbiamo sentito in apertura un minutino insomma del tuo singolo, che poi risentiremo in chiusura di appuntamento per intero praticamente. Allora, tu da subito, da giovanissimo, hai mostrato, devo dire, forte interesse per il mondo dell'arte, della musica, dello spettacolo, che in realtà poi ti ha avvicinato a questo mondo in pratica. Sì, assolutamente sì, ma in realtà io la definisco un po' una cosa innata, ecco. Quindi sicuramente sì. Poi sai, negli anni, soprattutto ecco durante la mia infanzia, ero molto legato alla musica, ascoltavo tanta musica, guardavo tanta televisione. Poi diciamo soprattutto ecco durante l'età adolescenziale, grazie all'aiuto della mia famiglia e dei miei amici, ho intrapreso questo mio percorso, ho iniziato a fare lezioni di canto, insomma a fare le mie prime gavette, la mia prima gavetta, quindi anche i concerti, sai, avevo messo in piedi anche una band, ho iniziato a fare anche cover su YouTube, che tra l'altro una, mi ricordo, era andata anche virale perché era il periodo del 2019 e Mahmood vinse con Soldi, io avevo fatto l'Eurovision e io avevo fatto la cover di Soldi. Quindi diciamo sì, assolutamente sì, e quindi poi è iniziato il mio percorso discografico nel 2021. Sì, parlando appunto di te, noi abbiamo Andrea in diretta su Cittadella, la radio. Hai conseguito il diploma come tecnico presso la scuola di cinematografia Roberto Rossellini, ti sei anche laureato in letteratura, musica, spettacolo, insomma una gavetta bella lunga, e poi finalmente esatto. C'è stato un produttore che ti ha dato la possibilità di iniziare il tuo percorso discografico. Beh, raccontaci di questo incontro, sicuramente una svolta importante. Ma sì, sicuramente è Mario Giannini Guirini, è uno dei nomi più importanti della musica italiana, e lui mi ha dato la possibilità di intraprendere effettivamente a tutti gli effetti questo mio percorso discografico, che per ora mi sta dando grandi soddisfazioni. E assolutamente sì, lui per me è fondamentale, ormai diciamo che i studi sono diventati anche un po' la mia seconda casa, quindi diciamo oltre al legame diciamo lavorativo si è creato anche un bellissimo legame affettivo con tutta poi tutta la mia etichetta, tutto lo studio. Quindi certo, assolutamente sì, è importantissimo, soprattutto comunque una persona di tale calibro diciamo mi ha fatto capire che effettivamente sto andando nella direzione giusta, quindi assolutamente sì, sono iper soddisfatto di questo incontro, che è nato un po' per caso tra l'altro. Sì, è andato bene, perché poi il singolo è molto bello, Come se ballassimo, lo risentiremo anche in chiusura di appuntamento. Abbiamo Andrea in diretta su Cittadella, la radio. Senti Andrea, un po' tutti abbiamo un artista di riferimento, fonte anche di ispirazione. Tu sei legato in modo particolare a Miley Cyrus. Insomma, esatto. cosa ti ha colpito di quest'artista? Ma in realtà io ormai la seguo da tantissimi anni, più di 10 anni, quindi sono cresciuto insieme a lei, diciamo. Lei ha fatto i 30, io quando ho iniziato a seguire avevo la mia 12 anni, quindi sì, ero veramente piccolo. Sicuramente mi ha dato tanta forza nel seguire i miei sogni, ma io lo dico sempre un po', che soprattutto ovviamente dopo la mia famiglia e i miei amici, io dico sempre che lei mi ha permesso un po' di vedere la vita un po' più a colori, ecco, quindi sicuramente attraverso la sua musica, soprattutto anche in ciò che faceva, magari quello che ha fatto, dicevo sempre ecco, lo vorrei fare anch'io, cercando di poter ampliare il messaggio che ha sempre lanciato, quindi soprattutto il sostegno per chi ne ha più bisogno, che è una cosa su cui lei batte tantissimo, e spero di poterlo fare anch'io, quindi diciamo è fondamentale ancora tutt'oggi per me. Sicuramente come artista, ma è stata molto influente anche per quanto riguarda la mia musica, tantissimo. Bene.
Allora, Andrea, ad ottobre 2021 è uscito il tuo singolo d'esordio Magnitudo, che ha scalato la top 50 di iTunes, e ora esci con Come se ballassimo. Parliamo di questa tua nuova produzione. Tema centrale è sicuramente l'amore, in pratica. Sì, io lo definisco un po', ecco, questa canzone la definisco un po' una sorta di pagina di diario che racconta un po' questa storia d'amore in perfetto squilibrio che è stata, che ho vissuto, che alla fine poi, diciamo, una storia d'amore che probabilmente neanche c'è stata, quindi diciamo è stata una cosa proprio perché non c'è stata poi quella spinta in più, no, nel lasciarsi andare, nel vivere questa storia per paure, insomma, per giudizi e cose varie. Quindi è stata un po' una sorta di tentennamento, una sorta di guerra, ecco. Quindi diciamo un po' il brano è anche quello di volersi un po' lasciare andare a volte, no? Soprattutto poi alla nostra età, noi siamo giù, cioè ho 20 anni, no? Quindi se non ci si lascia andare adesso, poi ma in realtà secondo me proprio in generale, anche a 70 anni bisognerebbe poi viversi appieno ogni istante, perché allora poi la vita è una sola. Quindi dico proprio attraverso questo brano lasciarsi un po' andare, no? Viversi anche nelle relazioni, tutto, sì, le cose belle, sì, soprattutto viversi appieno i propri sentimenti, e anche un po' ninna la musica, perché alla fine dico balliamoci sopra poi su questo dolore che ho vissuto. Quindi è un po' questo il significato del brano, e per questo poi è stata voluto, cioè non è stata fatta una vera e propria ballad, è stata fatta invece una canzone con un ritmo catchy, in modo tale anche da inneggiare un po' la musica. Senti, c'è nel pezzo un forte richiamo poi agli anni 70, ai suoni, alle atmosfere che ci riportano tra l'altro poi indietro nel tempo. Tu non li hai vissuti quegli anni, però ti piace insomma quel periodo che devo dire ha dato tanto alla musica. Ci sono riferimenti anche nel tuo modo di vestire, nel tuo stile e anche nella copertina, o sbaglio? Assolutamente sì, io infatti non li ho vissuti, e in questo è stato molto, diciamo, essenziale proprio Mario, il maestro Mario Zunini Quirini, che ha fatto una grandissima ricerca dei suoni, per accurata, e diciamo che io ho sempre poi apprezzato quel tipo di musica, ascolto tanta musica anche di quegli anni, quindi ha aiutato anche molto i miei ascolti, devo dirti, quindi assolutamente sì. Poi diciamo che è un tipo di musica che oggi sta ritornando, cioè ultimamente negli ultimi anni c'è proprio una sorta di quasi di passione nuova per la musica un po' retro, quindi sicuramente questo ha aiutato tantissimo. Un lavoro grandissimo l'ha fatto Mario Zannini, che ha fatto questa grandissima ricerca dei suoni proprio, e mi ha catapultato completamente. Cioè io quando ho ascoltato l'arrangiamento mi sono sentito catapultato in un'era che io non ho mai vissuto. Allora, noi abbiamo in diretta su Cittadella la radio Andrea, chiuderemo tra pochissimo l'appuntamento con Come se ballassimo, il nuovo grande singolo. Allora Andrea, tu hai un preciso obiettivo, ho letto, quello di dar voce e speranza ai più deboli e agli emarginati, e aiutare con la tua musica e la tua voce chi ha bisogno di una mano per riprendere insomma la propria vita. Devo dire, un lodevole proposito e un bellissimo obiettivo, Andrea. Sì, è quello che ti sto dicendo effettivamente prima, no? Parlando di Miley, esattamente questo. Sto cercando di portare avanti un po' questa sua, come se fosse una sorta di ereditario, diciamola così. Però certo, sì, ma in realtà chi mi conosce sa che sono sempre stato così anche nel mio piccolo. Mm-hmm. Ho cercato sempre di dare un po', di porre, diciamo, la guancia al prossimo. Quindi io spero di come ho questa possibilità di utilizzare la mia voce per raccontare, no? Non soltanto me stesso, ma anche, diciamo, cose che magari possono, diciamo, come possiamo dire, rappresentare qualcun altro. Beh, per me è molto importante, anche perché la musica serve anche a questo. Mi piace dare un senso alle cose che faccio, non mi piace farle tanto così, non solo per la musica, ma in realtà proprio in generale. Bene, allora tra pochissimo sentiremo e chiuderemo l'appuntamento col nuovo singolo di Andrea, prima Magnitudo, adesso Come se ballassimo. Senti Andrea, stai pensando un album? No, adesso no, diciamo che è passato per la testa, però adesso purtroppo ti dico che non è una cosa in programma. Senti, per questo 2023 come si prospetta? Progetti? Qualche sogno nel cassetto magari che ci vuoi raccontare? Beh, io guarda, sono una persona che guarda sempre cosa c'è dietro l'angolo e mai quello che c'è dietro la montagna, quindi sicuramente mi aspetto un 2023 bello, intenso e soprattutto ricco di musica. Ma progetti, diciamo, qualcosa che mi aspetto da questo 2023 in tempi recenti, in tempi brevi,
forse un live, che è una cosa che mi manca tantissimo e che ho necessità di fare, certo, visto che sono stato fermo. Vabbè, prima per ovviamente per causa di forza maggiore, quali la pandemia, e tutti i mesi per mia scelta, proprio perché appunto non ritenevo il momento giusto di tornare su un palco live, ma adesso sento la necessità, quindi penso sia arrivato il momento. Allora Andrea, aggiornaci, noi siamo qui pronti naturalmente sì, a ascoltare e a promuovere anche la tua musica. Grazie Andrea. Grazie, grazie a voi, è stato un piacere, grazie soprattutto per l'ospitalità, un bacio a tutta Taranto, bellissimo. Bene. La Puglia, sono in vacanza l'altro l'anno scorso, quindi è bellissimo, veramente grazie ancora per l'opportunità. Bene, chiudiamo l'appuntamento di questa sera con Andrea, col nuovo singolo, questa è Come se ballassimo. A cosa serve questa festa, lo se siamo fuori di testa, solo in una strada persa, però il caldo resta con noi stasera. Tra parole senza poesia, come la luna piena, è una scusa ridicola per non andare via. Resteremo qui soli, ma che senso ha a sputarci pietre e fiori alle luci dell'alba? Come se ballassimo, come falene in queste sere, non lo so. Come se restassimo, come due labbra su un bicchiere, non lo so. Come se ballassimo, come falene in queste sere, non lo so. Come se restassimo, come due labbra su un bicchiere, non lo so. A cosa serve questa notte? Siamo zingari senza rotte, verso mete proibite. Quanta confusione avevi in testa stasera, e adesso non mi parli più. Tra il vento di sera ed un'alba che ora non ci riconosce più. Resteremo qui soli, ma che senso ha darci pietre e fiori alle luci dell'alba? Come se ballassimo, come falene in queste sere, non lo so. Come se restassimo, come due labbra su un bicchiere, non lo so. Come se ballassimo, come falene in queste sere, non lo so. Come se restassimo, come due labbra su un bicchiere, non lo so. Ma dimmi ora poi che senso ha, se annego tra luce e neon fuori città. Ma dimmi ora poi che senso ha, anche se tu mi stracci il cuore ad alto volume in questo disco. Come se restassimo,